C'è Rimini, la sua generosa provincia, sui luoghi dell'Emilia martoriata dal sisma di sabato notte. Il centro operativo di emergenza di Finale, nel Modenese, epicentro del terremoto, 6 campi d'accoglienza e oltre 1500 sfollati, è infatti coordinato dalle divise gialle malatestiane. Nella cittadina emiliana, la protezione civile romagnola guida i volontari, il pronto intervento per l'assistenza sanitaria e le emergenze, ma anche la gestione della viabilità. Ci si è resi conto che era un territorio, quello della provincia di Modena e di Ferrara, che non si aspettava un terremoto, erano pronti ad allagamenti, erano pronti ad altre situazioni, ma il terremoto non erano assolutamente pronti. Per cui sin da subito abbiamo dato la disponibilità come provincia, con i nostri funzionari, di andare in supporto per qualcuno di quei comuni per aiutarli ad organizzare, perché le prime ore sono sicuramente strategiche. Già lunedì mattina Antonio Pesaresi, un nostro funzionario, era sul posto. Ci siamo resi conto che la situazione era ancora fortemente caotica, per cui una persona non bastava. Martedì, a quel punto sono salito anch'io, abbiamo accompagnato anche Mirko Carlini, il secondo nostro funzionario, e di fatto la regione ci ha assegnato il coordinamento del centro operativo di Finale Emilia, per cui in fin dei conti gestiamo tutta l'organizzazione legata alle persone che sono sfollate. In questo momento nei 6 campi di Finale Emilia abbiamo oltre 2000 persone e cerchiamo di lavorare perché i campi funzionino al meglio, perché tutte quelle attività, operazioni che servono per permettere a chi può permettersi di rientrare a casa il prima possibile avvengano in maniera più veloce possibile, e per cercare di essere il più vicino possibile attraverso gli amministratori locali alle persone che in questo momento stanno soffrendo veramente un forte disagio. Ricordiamo che poi abbiamo altri 12 nostri volontari che invece turnano a Cavezzano con una nostra cucina mobile, per cui quotidianamente preparano i pasti per oltre 500 persone, per cui un impegno molto forte quello della nostra provincia, e devo dire un impegno che manterremo fino in fondo, fino a quando servirà.